System Shock 2 è un mostro sacro del videoludo, molto avanti ai suoi tempi, molto più di quanto si possa ragionevolmente pensare. Analizzando la sua prestazione sul mercato, alquanto modesta, può essere definito come un prodotto incapace di vendersi, pieno di stupefacenti qualità troppo nascoste, e goderne è stato un privilegio esclusivo di coloro i quali sono stati così pazienti da svestirlo della sua scorza dura, spessa, ermetica. System Shock 2 è un gioco quasi inavvicinabile, impegnativo fin dalla copertina, con quel volto cibernetico che ci fissa, freddo, una vecchia conoscenza del primo System Shock. È la nostra nemesi, il motivo della nostra ibernazione e del nostro successivo risveglio. Ci troviamo a bordo di un'astronave enorme e rivoluzionaria, il primo di una serie di modelli nati per innovare i viaggi interstellari. La gestione di questo gioiello è affidata ad un'intelligenza artificiale chiamata Xerxes, un nuovo modello incapace di sviluppare proprie volontà per evitare quello che accadde anni indietro con Shodan e la sua strage in una stazione spaziale. Nel suo viaggio inaugurale viene imbarcata anche una truppa di militari per affrontare imprevisti pericolosi, che come voleva si dimostrare di certo non mancheranno. In un impreciso momento del viaggio qualcosa va storto, la situazione a bordo precipita e noi veniamo ibernati in attesa che il tutto si stabilizzi. Qualcosa di anomalo ci risveglia e ci basterà poco per realizzare che lì si è consumata una tragedia e che non c'è nessun altro essere umano vivo nelle nostre vicinanze. Siamo soli, nello spazio, alla deriva. Appare molto probabile che la causa di tutto ciò sia un malfunzionamento dell'intelligenza artificiale a capo della macchina. Girovagando per la nave, verremo a contatto con quello che rimane dell'equipaggio, larve umane trasformate in qualcosa di diverso, una sorta di mutanti. Tra i cadaveri troveremo alcuni diari di bordo utili per ricostruire il nostro puzzle fino al momento in cui verremo contattati da una certa dottoressa Polito, una superstite, che ci chiede di raggiungere lei e tutti gli altri sopravvissuti al quarto piano della nave. Quando lo faremo, la trama sfiorerà un clamoroso tocco di classe, ma massimo riservo per i dettagli. Spero di incuriosirvi, dovete giocare System Shock 2. Anzi, se siete veramente dei cultori dei videogiochi, giocate il primo System Shock per prendere confidenza con le intelligenze artificiali. La trama di questo gioco entra di diritto nella categoria dell'hard sci-fi, serio e raffinato. Vagare nelle aree dei livelli offre emozioni intensissime. In un continuo muoversi attorniati da cadaveri o propri mutanti, ci interrogheremo sul perché di una simile tragedia. Ci pervade una costante sensazione di disagio, la consapevolezza che tutto può accadere, aggravata da quella del non conoscere, fino alla fine, l'incipit degli avvenimenti. Spaventati da alcuni latenti impulsi cerebrali delle vittime che ci appaiono sotto forma di fantasmi. In System Shock 2 nulla è facile. La nostra avventura è rappresentata in maniera verosimile, nel rispetto della sceneggiatura, quindi dimenticatevi i medikit disseminati in ogni angolo, munizioni a iosa e quant'altro. Qui c'è da soffrire. Si risparmia letteralmente il singolo proiettile, si cerca di evitare l'utilizzo delle armi migliori perché esse possono rompersi o deteriorarsi. Ci si deve impegnare persino ad organizzare al meglio il proprio inventario, come si fa con le valigie, cercando di disporre gli oggetti ottimizzando lo spazio. La complessità regna sovrana. Pensate che per ottenere alcuni prodotti dovremmo dirigerci verso appositi reparti scientifici per recuperare i giusti elementi chimici da utilizzare tra la vasta quantità di quelli disponibili. L'unico aiuto concreto e sensibile di cui potremo godere saranno le stazioni di potenziamento del personaggio, dove upgradare le nostre caratteristiche e alcuni messaggi via radio che ci forniranno indicazioni utili sulle azioni da svolgere. Non illudetevi, si tratta di poca roba, nulla di paragonabile alla tenacia di alcuni nemici o alla frustrazione derivante dalla rottura delle armi. System Shock 2 vi disturberà, ci giocherete attanagliati dalla tentazione di tornare a Windows, spaventati da ogni compito che vi verrà assegnato. Chissà se definirlo un gioco horror, molti lo considerano tra i giochi più terrificanti di sempre, ma forse è piuttosto un riuscitissimo thriller fantascientifico-psicologico con una tensione media elevata ma senza momenti di puro spavento. L'esperienza di gioco offertaci dalla Irrational Games, per quanto allettante, è facile da declinare perché System Shock 2 non è un gioco spettacolare, con la sua sceneggiatura cupa e i suoi scontri diradati nel tempo, con la sua densissima sostanza che ruba posto alla spettacolarità. È solo per i giocatori che vorranno dedicarci molto tempo e impegno. Senza dubbio tra gli FPS più complessi di sempre, e se non pensate di avere una grande pazienza e molto tempo libero, sarebbe meglio rivolgersi ai suoi figli illegittimi, Deus Ex o Bioshock, decisamente più user-friendly. Ma se per voi il videogioco è una cosa seria, saprete già che la scelta migliore è sempre quella più difficile, e da questo software trarrete un piacere acido ma smodato. Sappiate che System Shock 2 cede il suo fascino al videogiocatore superficiale, una scelta di principio che ha pagato molto caramente sul piano commerciale, ma che lo rende elitario, superbo, inappuntabile nella sua filosofia. Bisogna fidarsi di chi ci ha giocato. Quest'opera è una perla oscura dello sci-fi.